Ciao ragazzi. Ciao. Una bellissima Fario. Guardate che colori. Bagniamoci le mani. Adesso ve la mostro. Guardate che spettacolo della natura. Guardate che pesce. Stupendo. Guardate che roba. Le selvatiche. Presa con una camola. E adesso la rilasciamo. Rilasciamo il pesce sempre ragazzi, in modo tale che avremo sempre divertimento a portata di mano e questi pesci davvero meritano di essere rilasciati. Ok ragazzi, allora per il momento abbiamo preso un paio di trotelle, credo 4-5 trotelle, alcune registrate, altre no, perché non facevo diciamo a malapena buttare l'esca che la trota mi mangiava subito e non riuscivo neanche ad accendere la telecamera. Allora adesso invece cambiamo un attimo montatura, ho messo su come vedete un cucchiaino argentato, un ondulante diciamo. E nulla, adesso proviamo un attimo qui sopra, vediamo un attimo se prendiamo qualcosina e spero che il video vi stia piacendo, ecco ragazzi. Ok, proseguiamo adesso dritti ragazzi. Scardolo.
Allora ragazzi, come avete visto in questo video, pesce ce n'è. Pesce ce n'è anche dico in abbondanza. Misure nella media, tanta roba piccola, tanta ma tanta. Trote seminate, comunque qua già si riproducono anche. Spero che adesso, tra qualche settimana, che siamo in chiusura di pesca, questi pesci si possono riprodurre e così facendo. L'anno prossimo sicuramente ci si divertirà ancora. Vabbè, ho pescato un po' cucchiaino, ho pescato un po' fondo, ho provato varie tecniche perché in alcune tratte c'è acqua più bassa e in altre ci sono pozze più profonde. Con questo, ragazzi, nulla, vi lascio a voi. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi dalle vostre parti ci sono questi mini torrentini che vanno a sfociare nel fiume. O qualsiasi altra domanda che montatura ho fatto, consigli, io sono qua e vi rispondo, non c'è nessun problema. Vabbè, nulla ragazzi, ci vediamo al prossimo video, lasciate like e noi ci vediamo sicuramente molto presto. Non vi spoilerò altro.